Questo ritratto di Pierluigi Farnese, primogenito di Papa Paolo III Farnese, realizzato da Tiziano Vecellio a Venezia intorno al 1546, è l'opera più importante delle otto conservate al Museo di Capodimonte di Napoli e che fanno parte di Finance for Fine Art, un progetto di borsa italiana che attraverso un moderno esempio di mecenatismo denominato Rivelazioni punta all'adozione e poi al restauro di opere di inestimabile valore presenti sul territorio italiano. Si procederà a un delicatissimo lavoro di ricucitura di queste piccole mancanze che ridarà unità all'opera e soprattutto si procederà a studiare approfonditamente sia questo che gli altri dipinti di Tiziano per aggiungere alla conoscenza di questo patrimonio unico di cui gode il Museo di Capodimonte, aggiungere altre conoscenze e valorizzare appieno la collezione dei dipinti di Tiziano del museo. L'edizione di quest'anno, la terza, è realizzata grazie all'impegno di aziende campane di Elite, il programma internazionale di Borsa Italiana S.p.A. e Confindustria, dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita. Delle otto opere, cinque sono già state adottate. Oltre al Tiziano, si tratta dell'Adorazione dei Pastori di Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, della Natività di Luca Signorelli, la Meravigliosa Cantatrice di Bernardo Cavallino e l'Adorazione del Bambino di Michelangelo Anselmi. Sono in attesa di adozione, ma c'è già un'ampia disponibilità da parte delle aziende, il Paesaggio con la Ninfa Egeria di Claude Lorrain e il Ritratto dell'Infante Francesco di Borbone di Elisabeth Vigée Lebrun e l'Annunciazione e i Santi Giovanni Battista e Andrea di Filippino Lippi. È fondamentale, secondo noi, coniugare pubblico e privato sempre di più, perché lo sforzo deve generare un circolo virtuoso. Le aziende, quando vengono chiamate a aiutare il sostegno, l'arte, la cultura in generale, sono sempre entusiaste. Bisogna proporlo nel modo giusto e proporre delle iniziative che siano facilmente e concretamente realizzabili. I restauri inizieranno a ottobre, alcune delle opere saranno esposte anche all'interno delle sale di Palazzo Mezzanotte, la storica sede della Borsa Italiana a Milano. L'obiettivo nostro è molto ambizioso, è di fare lavorare insieme il mondo creativo così geniale dell'impresa italiana e il mondo meraviglioso ma pesante, ricco del patrimonio storico italiano.